Mare di opportunità. Lo slogan scelto per il convegno voluto dal Partito Democratico a Torre del Greco, tenutosi ieri sera, al complesso del Settebello in Litorania. Un'occasione di confronto con esponenti politici, Gori ed ARPAC, per fare il punto della situazione alla luce del progetto relativo al collettamento dei reflui all'impianto di depurazione Foce Sarno, un'opera decisiva per la balneabilità a Torre del Greco. Un risultato che dovrebbe arrivare al completamento dei lavori, previsto per il 2023. Ci troviamo qui perché vogliamo fare un focus sul stato di salute del nostro mare. E quale occasione migliore di collegarci a un evento che si sta mettendo in campo da parte dell'ente operatore che dovrà fare poi l'intervento per cercare di porre limite, porre un argine a quello che sarà, quello che è stato per troppi anni l'inquinamento dei nostri mari. Stasera si parla di mare, qual è lo stato dell'arte e quali sono gli obiettivi da raggiungere? Abbiamo scelto questa location proprio per rimettere al centro il nostro hub più grande, la risorsa mare, non solo per la nostra città, per tutto il litorale vesuviano, costiero vesuviano, ma per l'intera Campania. È partito l'anno scorso, è stato avviato il percorso per il disinquinamento del tratto di costa delle acque di Torre del Greco, per il collettamento dei reflui a Foce Sarno, e fra 2 anni e mezzo circa, perché qualche battuta d'arresto insomma l'abbiamo dovuta scontare per via della pandemia, finalmente terminati i lavori avremo di nuovo le acque depurate e la piena balneabilità. Ci auguriamo che presto il comune di Torre del Greco, l'amministrazione comunale, possa far arrivare in regione un progetto per il ripascimento delle spiagge che diventerà di straordinaria importanza per il rilancio del turismo balneare, anche per dare una risposta concreta a tanti imprenditori coraggiosi che, nonostante le difficoltà e le criticità create dall'inquinamento delle acque, hanno voluto continuare le loro attività ed oggi finalmente cominciano a vedere una luce in fondo a un tunnel che sembrava un tunnel senza fine. Il progetto di Torre del Greco intanto fa parte di un progetto più ampio, che è quello che prevede anche il progetto del fiume Sarno, che c'è stato, diciamo, da poco appunto dato dalla regione, passata alla regione Campania, e noi siamo ente attuatore. Il nostro ovviamente obiettivo è quello di ritrovarci in un sogno che diventi realtà, e cioè far diventare questo mare tutto balneabile. Già lo è in parte, ma ancora di più, butto una cosa lì, bandiera blu. Quali saranno i tempi di questo intervento? Gli interventi, diciamo, sono veramente di alta tecnologia, sono unici credo in questo momento addirittura in Europa, perché prevede una condotta sottomarina di oltre 5 km, perché prevede della messa in opera di tubi sottoterra addirittura certe volte a 18 metri di profondità. Quindi quando possiamo dire con certezza che questo mare sarà completamente balneabile? Guardi, i tempi al momento sono rispettati, noi siamo già al primo anno, perché è stato fatto l'anno scorso, diciamo, l'apertura del cantiere. Noi prevediamo di finire i lavori all'inizio del 2023. Ci sarà l'altra parte invece del fiume Sarno, che prevede ancora un po' più di tempo, 2025. Se questo, diciamo, così come noi pensiamo, è vero, noi pensiamo da quell'anno in poi di riavere il nostro mare, di riavere il nostro territorio completamente, di far sì che la gente torni in questa veramente bel golfo con Capri, Ischia e tante altre città che forse nel corso degli anni abbiamo perso. Già nei giorni scorsi l'amministrazione di Torre del Greco, con a capo il sindaco Giovanni Palompa, ha promosso un'attività, un incontro in sinergia con la Gori e con la Capitaneria di Porto e con la Polizia Municipale per il controllo e il monitoraggio delle nostre acque, per il controllo degli scarichi abusivi nelle nostre acque. Inoltre a questo tavolo si è anche prospettato e si è iniziato un discorso per quanto riguarda anche la canalizzazione per alcune zone della città di Torre del Greco, che tutt'oggi sono ancora scoperte. Secondo me noi nel mare, nei nostri porti, nelle nostre marine, possiamo veramente far rinascere le nostre città. Torre del Greco in questo è un esempio. Il nostro quartiere della Marina
e sta conoscendo una nuova vitalità, un futuro bello, perché ci sono tanti ristoranti, bar all'aperto, ci sono tanti locali che si stanno aprendo e sono tanto frequentate. Tuttavia, fino a quando il mare non sarà decretato balneabile, il rilancio è ancora lontano. È evidente che è un processo lungo, è un processo non facile, è un processo complesso. È una delle infrastrutture assolutamente necessarie. Ci sono tante altre iniziative, abbiamo il porto che è stata una delle nostre battaglie e finalmente si sta lavorando per questo. I tempi sono quelli necessari per poterlo realizzare, ma vedere l'inizio da parte dell'amministrazione comunale a rivedere i progetti che c'erano, a rimetterli, come dire, a norma secondo le ultime normative, è un passo importante. Cosa chiedono gli operatori dell'area porto e della zona mare della città? Ovviamente la zona porto non può chiedere che il porto nuovo, perché questo porta anche parcheggi, quindi vivibilità della zona del vecchio porto. Vediamo turisti anche oggi, nonostante la pandemia, che circolano sul Torre del Greco, quindi sfruttare queste opportunità per il turismo. Quindi quale migliore momento se non questo?